Ben ritrovati al Giuseppe Lopresti, dove va in scena la gara valevole per la seconda giornata di Serie D tra Palmese Football Club Messina, precedente in stagione quello valevole per il turno preliminare di Coppa, successo per i giallorossi per 1-0 con il gol di Alessandro Marchetti. Formazioni rinnovate soprattutto nelle motivazioni, cercano entrambe la prima vittoria stagionale dopo il pari per 1-1 dell'FC Messina contro il Licata nella gara d'esordio, sconfitta invece pesante per 4-1 della Palmese sul campo della Cireale. 4-3 per mister Dal Torrione. Dall'altra parte confermato anche il modulo per mister Costantino, che trova Gomez Alage in zona offensiva e la novità Matteo Fissore al posto di Gabriele Quidadamo come centrale difensivo. Si può partire col film del primo tempo, calcio munizione per il Football Club Messina che parte fortissimo, il pallone arriva a Carbonaro sul secondo palo di prima per Alage, sinistro deviato in calcio d'angolo. Sono partiti fortissimi giallorossi che continuano a spingere il pallone sulla destra con Casella che mette dentro, allontanato alla difesa della Palmese sui piedi di Giuffrida, il capitano prende la mira e fa un gran gol. Football Club Messina dopo 2 minuti in vantaggio pesca il jolly, capitano Giuffrida, per lui prima rete stagionale e prima rete in maglia Football Club Messina, un destro su cui il portiere De Caria non ha potuto nulla. Vantaggio immediato, così come era successo nella gara con il Licata. Occhio il colpo di tacco di Carbonaro per Gomez Alage che col sinistro fa partire il mancino giusto ed è 0-2 per il Football Club Messina. Incredibile, nel giro di 10 minuti già 2 gol per i giallorossi. La prima rete di Gomez Alage era uno dei più attesi di questo match, non ha deluso le attese portando al raddoppio i suoi. Attenzione alla reazione della Palmese con Chiavazzo che impegna in calcio d'angolo il portiere Aiello sul corner che ne segue. Chiavazzo mette dentro e c'è capitano Misale che anticipa tutti, anticipa anche l'uscita di Aiello e fa 1-2. La Palmese è viva. Attenzione però ancora una volta alle sfuriate offensive del Football Club Messina che con Carbonaro colpisce una clamorosa traversa, sfiora il secondo gol stagionale. Il palermitano Paolo Carbonaro solo in legno a dirgli no, ma è ancora una volta la formazione giallorossa a spingere, il colpo di testa di Fissore, la traversa, il pallone rimane lì. De Caria prova ad allontanarlo, ancora in avanti l'FC Messina con D'Ambros che mette per Paolo Carbonaro, cross dentro, ancora come Salace, più in alto di tutti ed è doppietta per l'ex Gavorrano. 3-1 per il Football Club Messina, sta succedendo di tutto a Giuseppe Lopresti di Palmi, siamo al 16esimo, già 4 gol, la formazione peloritana avanti di 2. Ancora FC Messina in avanti, Marchetti sventaglia in maniera meravigliosa per Paolo Carbonaro, a spazio sulla sinistra, ancora Carbonaro, c'è Alage in mezzo, doppio passo di Carbonaro, conclusione deviata De Caria, ancora come sta Alage ed è la tripletta per il calciatore portoghese che in 18 minuti si presenta così al Football Club Messina. 4-1. Serve il poker, la formazione giallorossa, la Palmese subisce il colpo, ancora FC Messina in avanti, cross dalla destra, colpo di testa di Carbonaro in 2 tempi, stavolta De Caria riesce a fare sua la sfera, cross dalla destra, il pallone finisce in area di rigore, ci prova la Palmese a riaprire il match, qui chiedono un calcio di rigore per l'atterramento di Domenico Marchetti, poi il pallone finisce fuori. Continua a spingere la Palmese qui, clamorosa occasione a tu per tu il portiere, poi il colpo di testa che finisce fuori, ha fatto buona guarda Jacopo Aiello, Gomez Alage di testa per Carbonaro, sta funzionando la formazione giallorossa in avanti, qui sfiora il gol anche D'Ambros, non arriva per questione di centimetri sul cross del compagno, finisce così il primo tempo. Allora Giuseppe Lopresti, 4-1 per il Football Club Messina sulla Palmese, tripletta di un incontenibile Gomez Alage e gol, il primo stagionale, l'abbiamo detto, da parte del capitano Giovanni Giuffrida. Parte fortissimo l'FC Messina, qui Carbonaro impegna De Caria che però risponde da campione mettendo il pallone in calcio d'angolo, rivediamo il destro a giro, bravo qui il portiere classe 2001 della Palmese, effettua un cambio mister Costantino, fuori D'Ambros, dentro Alessandro Carrozza, attenzione però a Misale dalla sinistra, cross dentro, non arriva per questione di centimetri, uno dei neo entrati Spano sul secondo palo all'appuntamento col gol, dentro Gabriele Quidadamo, fuori Francesco Casella, attenzione però a un altro che neo entrati Militano, il destro però finisce alto sopra l'incrocio, calcio d'angolo per la Palmese, viene steso così Misale da Domenico Marchetti per il direttore di gara, sarà calcio di rigore, rivediamo qui infatti l'atterramento del centrale giallorosso sull'esterno nero-verde. Può tentare di rientrare in partita allora la Palmese col rigore di Condomitti che batte il portiere Aiello, fa 2-4 la Palmese, accorcia le distanze, attenzione però ancora una volta ai neroverdi che sembrano aver trovato il metodo giusto per far male al Football Club Messina, tiro di Militano deviato in calcio d'angolo,
Qui finisce poi a terra Domenico Marchetti a seguito di un contrasto di gioco a palla ferma. Misale, rosso diretto per lui e finisce in 10 la formazione di mister Dal Torrione. Attenzione a Gomez Alage, becca il neo entrato Bevis sulla sinistra, ancora Bevis prova a mettere dentro il pallone, rimane lì per il francese, classe 98, se la porta sul sinistro, cross dentro, Alage deve solo spingere, ma stavolta si divora il gol che sarebbe valso il poker personale. C'è spazio per l'esordio in Serie D per Pietro Junior Santa Paola al posto di Correnti e poi il triplice fischio. Vince il Football Club Messina al Giuseppe Lopresti e va a quota 4 punti, ancora 0 invece la Palmese.